16 luglio 2017, stiamo salendo con padre Marcello Corazzola sulla strada che ci porta a Bocca Cablone verso Tombea, il giardino botanico delle Alpi. Inquadratura meravigliosa dello scenario, dello skyline che circonda Che appunto bello. Bocca Cablone. Abbiamo le montagne, lanciamo con il nostro obiettivo fino lassù, partiamo dalla provincia di Brescia, partiamo dalle montagne di Bagolino, dalle montagne del Maniva, per spostarci poi a destra, entrare nel Trentino, andare sulle montagne che si innalzano sopra Malga Bisina, che si innalzano là, sull'Adamello, dove c'è la croce del Papa. Croce del Papa che è stata messa a ricordo di San Giovanni Paolo II, il Papa scalatore, il Papa che lassù con Pertini si avvicinò al cuore di tutta la gente con quell'improvvisata che fece negli anni passati. Inquadratura dell'Alpo, inquadratura del lago d'Idro addirittura, che ci permette così di avere una visione completa della bellissima Bellissimo questo. inquadratura, del bellissimo scenario che vorremmo mandare poi anche a Monsignor Dante Frasnelli, vescovo emerito di Orari, confratello di padre Faustino, confratello di padre Carlo Corazzola, confratello di padre Marcello Corazzola, che oggi è qua a celebrare la Santa Messa per la terza o quarta volta, è qua a ricordare il confratello padre Faustino in questo 20° anniversario della Madonnina dei Sentieri. Bello, tu che sei amante delle montagne, tu che sei arrivato fino a quanti mila metri in Perù? 6.000? 6.700. 6.700 addirittura, verso l'Huascarán, che è il ghiacciaio più alto del Perù. Dico bene o dico male? Dico bene. Eh? Allora, cosa ti ricordano queste montagne? Un po' la tua gioventù, La anche la tua gioventù. Val di Non, perché ci sono le Maddalene, ci sono tanti monti anche lassù. Non è così panoramico. Panorama stupendo, veramente. Andiamo. Tu Questo è sei quello. stato anni fa anche lassù, sul Blumone, no? Blumone, sì. Sì, con Come? Clementino sei Clementino. stato lassù. Con Blumone, con Clementino e con Stefano. Con Stefano. Poi, veramente è una cosa Ecco, eccezionale. guarda la via. Padre Marcello, abbiamo anche il ghiacciaio là che andiamo a inquadrare. E tutti gli anni, pensa che sull'Adamello, i nostri alpini fanno la Ricordo. dunata per ricordare i caduti della guerra e salgono spesso anche personalità religiose importanti. Il Andiamo giù nostro perché vescovo di Trento, Monsignor Luigi qui Bresan. è venuta una nube. Ma la nube dopo Guardate, scompare. i Ecco. bassa la temperatura. Madonnina dei Sentieri, 16 luglio 2017, ventennale della posa, a parte dell'opera bresciana chiesetta alpina, della Madonnina dei Sentieri, dedicato al missionario padre Faustino Cimarolli. Padre Faustino ha speso la sua vita in Perù per i più poveri e in questo ventennale vogliamo ricordare la posa della Madonnina in suo ricordo, una bellissima statua ancora perfettamente tenuta nonostante le intemperie invernali che colpiscono Bocca Cablone, fiori di campo bellissimi per ricordare questo appuntamento importante dove padre Marcello Corazzola, il missionario del Perù, confratello di padre Faustino, ha speso la sua vita laggiù tra i più poveri, che viene a celebrare la Santa Messa per la quarta volta. Giornata meravigliosa e dopo lo skyline che abbiamo inquadrato prima delle montagne di Bagolino, delle montagne sopra la diga di Piscina, l'Adamello, tutte le montagne che circondano Madonna di Campiglio, un'altra bella inquadratura qua da Bocca Cablona a
Oggi in questa giornata baciata dal sole inquadriamo il lago di Garda, dove laggiù si può vedere anche la penisola di Sirmione. Inquadratura poi della Val Vestino, inquadratura dei prati di Rest, dei prati di Denai, dove ricordiamo un'altra figura storica di questa valle, Don Luigi Fesi, parroco quassù per oltre 30 anni. Don Luigi spese la sua vita qua in questa valle, allora quasi abbandonata, lontana dal mondo. Lui desiderava quella famosa galleria che oggi nel 2017 è diventata una realtà, un sogno, grazie agli amministratori locali. Inquadratura della strada che da Cima Rest sale qua a Bocca Cablone dalla parte bresciana. Vogliamo ricordare che Bocca Cablone è proprio sul confine dalla provincia di Trento e dalla provincia di Brescia, dove è stata posta la Madonnina di Sentiere e dove veramente gli amici della Val Vestino, tacchiamoci anche quelli di Capovalle, onorano ogni anno la visita qua con la loro presenza. Vengono quassù a pregare per ricordare il nostro missionario, per ricordare tanti amici che sono andati avanti, che hanno partecipato alla posa di questa Madonnina. Inquadratura delle montagne di Rest, dove ci sono i caratteristici fienili, i tabià fatti e coperti di fieno. Altra inquadratura ancora del lago di Garda, qui da Cima Tombea, qui da Bocca Cablone. Oggi naturalmente, come stiamo inquadrando adesso, le offerte sono devolute per le missioni in Perù, dove abbiamo lo sponsor ufficiale oggi, eccolo qua, che si gusta un buon caffè offerto dal Bebi e dal Tony e dalla loro famiglia, padre Marcello Corazzola. Nel mio cuore.
tornerò tra le mie valli, tornerò per vedere gli occhi suoi. Sì, tornerò in mezzo a quei prati verdi, tornerò, tornerò in mezzo ai fiori per abbracciare il mio primo amore. Tornerò tra le mie valli. E con lei ritornerò là sotto il cielo per guardare le nubi e per sognare ancora. Ed un bacio le darò e giurerò che sarà tutta la vita nel mio cuore, che sarà tutta la vita nel mio cuore. In diretta da Bocca Cablone, il duo Mirka e Aldo, accompagnati dal coro della Madonnina dei Sentieri. Forza! Voce, voce! Yeah.
Preghiera alla Madonnina dei Sentieri. Cara Madonnina dei Sentieri, sei stata posta qui, a Bocca Cablone, 27 anni fa, per ricordare Padre Faustino, che ha dedicato la sua vita al popolo andino. La devozione per te, cara Madonna, negli anni è aumentata sempre di più. Tutti ti pregano salendo quassù. Una mano sacrilega ti ha sfregiata nel 2019, ma la tua gente che ti ama, subito qui uguale ti ha ricollocata. Un grande incendio è arrivato vicino a te nel 2022, indenne ne sei uscita, proteggendo chi per giorni ha lavorato per spegnere il fuoco che il bosco ha divorato. Tanti i missionari e amici che sono venuti a pregarti, alcuni di loro sono lassù in cielo a te vicino. Li ricordiamo tutti da lassù, con Padre Faustino e tutti loro. Proteggi noi che qui in terra invochiamo il tuo aiuto divino. Cara Madonnina dei Sentieri, benedici le nostre famiglie e i giovani. In questi anni di dolore e sofferenza, tu sola, intercedendo per noi Gesù, ci puoi aiutare di lassù. Ave Maria. Sai leggere nei cuori, ti prego perdona.
Nonostante la pandemia, il gruppo di Valvestino è fedele a questa manifestazione della terza domenica di luglio alla Madonnina dei Sentieri. Valvestino e Magara è sempre presente. Oh,